intanto vi ricordo che c'è anche il cartolinone nostro da firmare, quello che vedete alle mie spalle, il nostro totem che aspetta le vostre firme. Già un lato è praticamente completo, l'abbiamo girato e anche questo già ha un sacco di firme, però quello che arriva. Che? Totem, Nunnim. Ah sì, Nunnim, Totem. Ciao, voi siete? Simone. E non Erika. 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 Come stai? Ciao. Ciao. Bella che sei. E tu chi sei? Mia figlia. Sono almeno non buoni, dai, a casa, come? Ok, benvenuti a Radio Baracchi, da Gaetano, De Monica, ti amo, ok? Sì. Ok, ok, ok. Ah, allora tu sai, dal centro Sicilia, Giuseppe Castiglia, Fabio Formosa fino alle 14 e tanti amici qui all'interno del box. Ce n'è uno che si è messo pure la cuffia e c'è pure il microfono davanti, se tu lo sollevi un attimo sto microfono, ecco, bravo così. Lui si chiama? Salvo. Buongiorno Salvo, ben arrivato. Ciao, ciao Salvo. Tutti, ciao. Salvo non è venuto da solo, è venuto insieme a Vanessa che è là. Buongiorno anche a te Vanessa, che sta ovviamente riprendendo col telefonino il momento, perché il momento è topico, il momento è importante, è particolare. Intanto partiamo dal inizio. Sono sposati da quanto? Da, facciamo 2 anni a maggio. A maggio 2 anni, ecco. Ed eravate fidanzati da quanto tempo? 7 anni quasi. Quando? 7 anni più 2 anni da matrimonio, ancora chiave tesoro, coraggio ci vuole. Beh, cos'è successo? Oggi siete stati a fare una visita. Sì. Una visita e tante belle cose. E ci furono fatto, sì, dai, ci furono fatto, ovvero? E incinta di mia moglie. Incinta! È incinta di 1 mese e mezzo. Adesso. Quando? Un mese e mezzo. Auguri! Auguri, auguri, grazie. Meraviglia! Ah, Vanessa, ti vuoi avvicinare al tuo maritino, per favore? Oh, piano piano, che sei incinta, piano piano. Ecco, allora, Salvo e Vanessa, domanda. Sul nasce mascolo, come si chiama questo piccolo? Francesco. Primo. Come? Francesco. Francesco, proprio ieri era San Francesco di Paolo, lo sapete, come il papà di Salvo. Papà, sì. E se invece nascesse femminuccia? Un mare di problemi. Cioè? Perché a me piacciono diversi nomi che piacciono a lei. Per esempio, per esempio? Per esempio, so. Adesso... Qual è quello a che... A me Marisol.
Sì, sì, in tre. Stiamo parlando del tre store del centro Sicilia. Esattamente. Che cosa dobbiamo fare in tre? Dobbiamo fare un passaggio. Ah, ecco. E quindi lo facciamo in tre nel senso di dentro il negozio dentro tre. Il negozio in, tre. Nel senso di in, capito? In. Ah, no, in tre. Ma cosa avete capito? Sai, la gente poi mi dice, io voglio l'iPhone. Esatto, abbiamo voglio anche il Samsung Galaxy, per Galaxy, esempio. Galaxy, abbiamo il Plus. Oppure dice, siccome io oggi mangio petto di pollo, ci vorrei un Nokia Lumia, che c'è un muccio di petto di pollo. Perfetto. Esatto, no, ecco. Esatto. Ma sta dormendo? Ma lo svegliamo? No, che cazzo! Lo svegliamo. Esaurito. Ciao, buon pane, avete mangiato davvero già? Ciao. Come si chiama lei? Ginevra. Ginevra si chiama. Che c'è? Che c'è? No, mamma, non è successo niente. Non spaventare, è Fabio, è solo Fabio. Divertente tra l'altro, perché si puoi fare dei numeri non da poco, ecco, vedi, in sostanza lui a un certo punto si ferma, no? Che blocca le ruote, sì. E gira su se stesso. Hai capito. Se sei bravo, puoi fare delle evoluzioni. Ma secondo te lui si specchia un poco camminando la secondo sola, me sì. Secondo. Abbiamo una rappresentante, alta rappresentante del centro Sicilia, non solo perché è 1,70 m circa, ma anche perché la direttrice commerciale, cosa sei, no? Di marketing, com'è? La responsabile marketing. La responsabile, non era male. L'irresponsabile marketing. È più pertinente. Francesca Maurizio. Ho perso mio figlio. Vi volevo chiedere se potevate chiamarlo in filo di fusione. Si chiama Kevin. Si chiama Kevin. Attenzione, attenzione, Kevin. Si è perso un piccinello Kevin. Tiene 27 anni, alto 1,84 m. Indossava al momento della sparizione una minigonna in ecopelle. Se stai sentendo un messaggio, è un papà che parla. Ci vediamo davanti a un sexy shop, no, senti? No, non ce n'è sexy shop qui. Ci vediamo davanti a un cinema vietato. Non ce n'è cinema vietato qui. Davanti alla vasca con i papiri. Non ci sono neanche i papiri. Ci vediamo davanti alla vetrina del tatuatore. Non c'è un tatuatore qui. Non c'è un gancio in questo cinema. Lo vedete anche inquadrato, il nostro Peter Gerrizzo, uno degli agenti pubblicitari, lo riconoscete dal giubbotto rubato alla Caronte, vai. Grazie. In che senso? Ma no, della Costa Concordia questo, della Costa Concordia. Era insieme insieme a Schettino. Insieme a Schettino. Quindi l'hai comprato vicino a Paternò? Più a o meno, Schettino. A Schettino. Vai, vai. Ma no, non parlo più. Dai, saluta la tua moglie e tuo figlio. Volevo, no, più che altro volevo salutare mio figlio dopo una settimana di... Sei veramente un eccesso. Ma saluta anche tua moglie. Ok, anche mia moglie. Vabbè, allora diamo appuntamento a domani tra le 11 e le 2, sempre su RSC Radio Studio Centrale con Fabio Formosa, Giuseppe Castiglia e alla Catalla. Ciao Tonietna. Ciao Toni.